Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in una nuova gita, siamo in provincia di Belluno, esattamente a Sant'Antonio di Tortal ed in questo momento andrò a fare una bellissima escursione al Brent dell'Art, seguitemi. Ho parcheggiato la macchina nella chiesa del paese e mi accingo a fare un percorso ad anello che ci porterà a scoprire queste gole meravigliose, caratteristiche proprio della provincia di Belluno. In quella direzione abbiamo il Passo San Boldo e dalla provincia di Belluno riusciamo a scollinare verso la provincia di Treviso. La passeggiata inizia con una bellissima ciclo pedonale che ci porta verso questo percorso ad anello molto suggestivo. Percorso di visita ai Brent dell'Art, le spettacolari forre scavate al torrente, guardate, che ci racconta un po' dove siamo. Noi faremo un giro d'anello. Siamo partiti dalla chiesa e faremo questo giro qui. Molto bello, seguitemi. Da questa meravigliosa località di Sant'Antonio di Tortal possiamo ammirare tutta la provincia di Belluno dall'alto. In quella direzione abbiamo la piana della Val Belluna, mentre più sulla destra abbiamo la Val Morella. In quella direzione abbiamo il Col Vigentin con le piste da sci del Nevegal. Lungo il percorso si trovano delle interessanti costruzioni rurali che servivano da ricovero e da stalla per gli animali. La temperatura è ideale, siamo attorno ai 15 gradi sopra lo zero, c'è il sole, si sta benissimo, ottima giornata e che dire, è un anello adatto a tutti, ci sono molte famiglie che passeggiano per andare a fare questo tipo di percorso. Come vedete, durante tutto il percorso ci sono degli interessanti cartelli che raccontano un po' il percorso da effettuare. E poi ci sono alcune fotografie molto molto carine che raccontano un po' quelle che saranno le forre che andremo a visitare fra poco. Il percorso è molto bello, ci sono dei prati fenomenali e si trovano anche molti animali al pascolo. Abbiamo trovato dei cavalli. Guardate che bello questo panorama verso la Val Belluna, questa strada che ci porta proprio all'inizio del percorso. I prati sono in fiore. Tutto il percorso è perfettamente segnalato, è impossibile perdersi. Pensate che ci troviamo presso un sito molto interessante dal punto di vista botanico. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista Frammenti ne ha dimostrato una notevole ricchezza in orchidee. La presenza di queste delicate specie è stata garantita soprattutto dai seguenti fattori: la varietà degli habitat presenti, qua abbiamo diversi tipi di orchidea, molto molto belle. Trovate interessanti e utili informazioni sul sito della Proloco che vi linko in descrizione. Ci sono veramente delle informazioni molto utili per chi desidera effettuare questo percorso. Viene un po' spiegato dove lasciare l'auto, che tipo di anello fare e quello che si può trovare. Qui inizia la discesa e troviamo un cartello che ci dice di andare a sinistra. Noi prenderemo questo sentiero che parte da qui, scende dove ci sono queste persone e andremo in direzione dei Brent dell'Art. Noi siamo arrivati da quella direzione, abbiamo fatto questa discesa e ora ci troviamo esattamente qui. Il sentiero inizia ad essere un po' più ripido e ci porta verso il fiume. Siamo quasi arrivati e guardate davanti a me che cosa si apre. La porta ai Brent dell'Art. Guardate che meraviglia. Thank you.
da qui, che è un punto più facile da raggiungere in sicurezza, possiamo ammirare le conformazioni rocciose e questi strati di pietra intervallati da questa argilla, che nel corso dei secoli sono stati modellati dal passaggio dell'acqua. Questa è una formazione rocciosa anche di generose dimensioni, che si apre, si estende e finisce in quella direzione. Adesso mi addentro in una cavità, guardate, praticamente è tutto un andirivieni di queste rocce modellate dall'acqua, che creano delle onde molto interessanti e anche dei colori molto accesi. Non so se dal video si riesce a percepire, però guardate qui quanti strati diversi che l'acqua ha ricreato, perché praticamente c'era la roccia con l'argilla in mezzo, poi un altro pezzo di roccia, l'altra argilla, e chiaramente l'acqua nei secoli passando ha creato questi giochi. Guardate, veramente affascinante. Qui la vegetazione è caratterizzata soprattutto da alberi da foglia che fanno da contorno a questo scenario veramente accogliente. Guardate questo ruscello, l'acqua è limpidissima e le pietre che sono adagiate sotto il livello dell'acqua sono tutte ricoperte da un muschio che ha un colore veramente molto brillante. Guardate, l'acqua scorre con molta tranquillità e va verso valle. Il percorso che ci porta ad effettuare questa gita è veramente molto molto interessante e molto vario. Si passa da luoghi in cui il panorama è particolarmente aperto, con degli ampi prati, a luoghi come questo, che sono veramente fantastici. Guardate queste piante meravigliose e questo sentiero che ci immerge in una natura quasi da fiaba. L'accesso ai Brent era delimitato e molto molto breve, per cui si potevano vedere solo alcuni tratti di questa meraviglia, credo per ovvi motivi di sicurezza. Pensate che durante l'inverno c'è, chiaramente con le opportune guide che accompagnano chi desidera fare questo percorso, c'è anche la possibilità di effettuare la parte di Ardo con le mute, in modo tale da poter fare il percorso anche nell'acqua, sia in inverno con i ramponi da ghiaccio che chiaramente in estate quando le condizioni dell'acqua consentono l'immersione. È chiaro che per affrontare un percorso di quel tipo e quindi inserirsi proprio nella gola dell'Ardo è necessario attrezzarsi a dovere e fare riferimento a delle guide esperte, evitando nel modo più assoluto di avventurarsi così in solitaria, perché è sicuramente, oltre che interdetto, è credo molto pericoloso, per cui bisogna sempre andare con qualcuno che ci accompagna. Nella gita di oggi siamo riusciti a vedere quello che era consentito al visitatore della domenica, per cui oggi sono andato a fare una normalissima gita, non mi sono avventurato nelle gole, però vi posso assicurare che lo scenario è sicuramente mozzafiato. Da Sant'Antonio abbiamo fatto un percorso antiorario, siamo andati giù nella forra ed ora siamo ad un incrocio che ci porta nuovamente verso Sant'Antonio, come vedete. Qui abbiamo l'indicazione per Sant'Antonio, qui abbiamo l'anello Brent de l'Art e qui siamo a Boyon, a 482 metri sul livello del mare. Il sentiero continua in questa direzione, riprende nuovamente la discesa per arrivare alla base dell'Ardo e poi risalire e arrivare di nuovo a Sant'Antonio. Thank you.
questo momento siamo alla base di Sant'Antonio di Tortal, ora faremo la salita e arriviamo da dove siamo partiti. Questo percorso dura circa un'oretta, fatto con calma, e veramente merita, lo consiglio a tutti ed è adatto a tutti. Ma guardate qui l'acqua che giochi che ci regala. Questa è una gola molto profonda con il fiume che quasi quasi si culla, guardate, chissà quanti pesci ci sono qua dentro. Tra l'altro il colore dell'acqua è fenomenale. Anche qui si può vedere una parte di queste formazioni rocciose che sono anche in questa zona contraddistinte proprio da queste striature molto particolari ricreate dall'acqua nei secoli. Oltre alle forre ci sono anche degli interessanti mulini che si possono trovare lungo il percorso e che si possono anche visitare. Qui ne abbiamo uno, si scende in quella direzione e si arriva al mulino.